Oh, Salve. chi vi parla è Claudio Simeoni, siamo insieme a Francesco, oggi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Tanto il mio indirizzo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Qui abbiamo anche Francesco in studio che si sta preparando un attimino per tutti i suoi discorsi che farà dopo. È concentrato in una maniera veramente eccezionale. E niente, innanzitutto, prima di cominciare la trasmissione, un ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto contribuire, affinché fossi in grado di continuare a fotocopiare, fossi in grado di avere il fotocopiatore. Allora, io ho ricevuto qualcosa circa poco più di 300.000 lire, un 350.000 lire circa di sovvenzioni dirette e indirette. L'acquisto del fotocopiatore è costato circa 600.000 lire e più è costato quasi 1 milione per la sostituzione dei pezzi e per la revisione. Praticamente è venuto fuori 1.600.000 scarsi. E ho avuto una sovvenzione di lire 300.000 circa, 300-350.000 a seconda dei conteggi che andiamo a fare. Pertanto io oggi sono in grado, da oggi sono in grado di fare le fotocopie, di riprendere il lavoro, di prepararmi per l'operazione di marzo e ringrazio tutti quelli che hanno voluto direttamente o indirettamente contribuire per questo. Chiaramente non, mi sono rivolto ai radioascoltatori perché siccome faccio da un anno, cioè da 2 anni faccio trasmissioni, pensavo e sono stato anche contento della risposta che ho avuto dai radioascoltatori per aiutarmi a fare questa operazione. Chiaramente questo qua mi consente di ricominciare a preparare le fotocopie, quelle immediate, e continuare a preparare i materiali per l'operazione di marzo, che è importantissima. L'operazione di marzo ve ne parlerò a febbraio. È ancora troppo presto, comunque è un'esposizione pubblica, la partecipazione a una manifestazione pubblica, e ve ne darò atto, ve la racconterò in febbraio. Aspettiamo che tutte le cose siano a posto. Pertanto, grazie ai radioascoltatori e grazie per i contributi avuti. Naturalmente le cifre che vi ho dato sono sballate, naturalmente tutto quello che vi ho detto ho mentito. Perché ho mentito? Perché non me ne frega niente di darvi le cifre, non me ne frega niente di quello che ho ricevuto, non me ne frega niente di quello che ho speso. Ringrazio la partecipazione, di quello che ho ricevuto perché questa è stata importantissima per me. Però nello stesso tempo ricordatevi questo, tutto quello che io dico è falso sempre, io dico solo delle falsità e voi dalle falsità dovete trovare quello che a voi vi serve attraverso l'intento. Ricordatevi, se le cose vere o il potere per la trasformazione non nasce dentro di voi, tutto ciò che viene da me sono soltanto parole e rimangono parole finché non c'è una modificazione soggettiva. Pertanto ognuno sa dov'è la verità e dove sono le cose importanti. Mi raccomando, non fidatevi mai di una persona apoditticamente, cioè non cedete voi stessi a un'altra persona. Io vi ho dato delle cifre per un'operazione che ho fatto e per la felicità che ho ricevuto nella vostra rispondenza. Però non pensate che ci sia una verità da accettare assolutamente. Ho sentito in un'altra trasmissione dove qualcuno diceva se uno mente sicuramente ha mentito e mentirà sempre. No, se uno mente ti ha solo fregato, cioè ti ha solo tirato una fregatura. Ma sei tu che devi sapere se quella menzogna rientra nella tua azione o non rientra nella tua azione. Tu devi sapere cosa serve a te, cosa devi fare, come organizzarti, come affrontare il mondo. Per cui gli altri non dicono mai delle verità o delle bugie, gli altri praticano il loro intento, buono, sbagliato, falso, che sia. Per cui non dicono delle bugie, praticano il loro intento. E tu, in rapporto agli altri, devi praticare il tuo intento, giusto o sbagliato che sia. Per cui non fidiamoci mai apoliticamente o lasciandoci andare di un'altra persona, sempre prendere in mano la responsabilità della propria vita. Comunque, grazie ai radioascoltatori. Francesco, li avrò sballati un po', no? Cosa Sì, dici? Li ho lasciati un po' perplessi? infatti sai, un attimino fa vedere la confusione, ma la confusione è la fusione di qualcosa alla fine. Esatto, esatto. Bene, detto questo, prendiamo alle nostre, prendiamo al, il
la conferenza che noi stiamo facendo. Perché ho preso in mano, ho ripreso in mano la conferenza? Perché la conferenza, prima di tutto, non mi fa lavorare per prepararmi. Cioè, i quadri della conferenza ormai li porto avanti da anni, per cui li so abbastanza bene, tutto sommato. Non devo studiare ex novo, non devo scrivere. Mi permette di prepararmi per l'operazione di marzo, per cui mi lascia il tempo libero per fare questo, e mi permette di preparare il commentario degli oracoli caldaici, che è l'ultima sfida del paganesimo rispetto all'arrivo del cristianesimo. Soltanto sfidando e battendo Plotino, Porfirio, Proclo, Giamblico, gli ultimi grandi filosofi dell'ultimo paganesimo, Ammonio, Sacca, dell'ultimo paganesimo, i neoplatonici, quelli che hanno tentato di dare un ordine, un'interpretazione al mondo, soltanto sconfiggendo loro e il loro cammino, noi possiamo riprendere il cammino del paganesimo. Ricordiamoci queste cose. Il principio pagano è della stregoneria, più che pagano, però più della stregoneria che non del paganesimo. Quando un'operazione viene sconfitta, cioè quando un'operazione va male, è necessario che chi organizza quell'operazione, o la sequenza, o la serie, o i discepoli, o la stirpe, ritorni al punto di partenza e riprenda un altro cammino. Cioè, se si è sconfitti, si riprende il cammino da un'altra parte. E noi lo stiamo riprendendo. Bene, il tema di oggi è la ricerca di Dio nella filosofia. La conferenza si articola su 10 punti, ve lo ricordate? Il Dio biblico, la ricerca di Dio nella filosofia, la creazione, la concezione del mondo, la vita e la morte, alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria, i riti in stregoneria e la ricerca della libertà, la percezione del mondo partendo dal circostante e, decimo punto, il paganesimo come religione. Bene, oggi trattiamo il secondo punto, che è la ricerca di Dio nella filosofia. Allora, il compito imposto dai cristiani alla filosofia fu quello di dimostrare l'esistenza di Dio, la sua presenza all'origine del mondo e la sua immanenza espressa con l'intervento nel fare umano. E questo compito fu talmente importante che addirittura l'ultimo paganesimo, i neoplatonici, concepirono l'uno, concepirono l'unicità, la volontà creatrice, il padre, non il padre come necessità e intento, ma proprio il padre come volontà creatrice. E fu una loro sconfitta, perché ricordo che i neoplatonici presero da Platone, e Platone era molto maneggiabile, molto duttile, molto usabile per tante cose. I filosofi che non seguivano questa logica venivano incarcerati, bruciati, interdetti oppure ridotti in miseria. Fra i filosofi ridotti in miseria noi ne abbiamo effettivamente una grande stirpe. Per esempio, non so, Spinoza, lo scrittore dell'Etica, che è considerato uno dei più grandi filosofi del suo tempo, fu ridotto in miseria perché scacciato dalla comunità ebraica a cui apparteneva, e gli hanno tolto i sussidi, gli hanno tolto la protezione, gli hanno tolto il sostentamento, perché la sua filosofia non era in linea con quella che era la filosofia ebraica. Cioè, il modo di affamare le persone, bruciarle, metterle a rogo, torturarle, da Giordano Bruno, Campanella, tutti i pensatori possibili e immaginabili, però vi dico vi dico dell'etica di Spinoza, perché è il caso più leggero, cioè essere cacciati via da una comunità, vabbè, vado via da qua, vado in un'altra. Però tutti i bruciati, gli incendiati, i massacrati, i torturati, i sciacallati, questa è la storia di tutto il cristianesimo. Cioè, o il filosofo si adeguava alla concezione di Dio, o il filosofo non doveva esistere, non doveva parlare. Fatelo tacere. Cioè, questo fatelo tacere, che è diventato anche un fare dei sistemi sociali. Cioè, cosa fa una persona di male? Parla. Ma parlare non è un fare. Parlare è un enunciare, è un analizzare, non è un fare. Cosa fa di male una persona? Parla.
discute, pensa. Questo cervello non deve pensare. Cioè, il potere di avere tutta la distruzione del Dio dei cristiani ha paura delle parole. Che è la cosa minima, la cosa più infima, la cosa più squallida che esista all'interno delle relazioni umane. Cioè, la parola definisce quello che è un pensiero o un possibile pensiero, ma non definisce l'azione. Può tentare di descrivere l'azione, ma non è l'azione. Se io dico a uno, io t'ammazzo, io non l'ho ammazzato. Posso essere condannato per minacce, ma non per omicidio. Bene, la Chiesa Cattolica ha paura invece delle parole. E ricordatelo, c'è anche nel Gesù di Nazareth, dentro nei suoi Vangeli ufficiali, quello che voi dite sarà ripetuto di nascosto, sarà detto ai 4:20, cioè tutti lo sapranno, e sarete condannati per le vostre parole. Cioè saranno le vostre parole che vi condannano, il vostro pensiero, il vostro modo di essere, che è di un'aberrazione veramente incredibile. E il filosofo cristiano procedeva per logica, elaborando e inventando presunte prove dell'esistenza del Dio creatore che si rivelavano illogiche e assurde, non appena dovevano confrontarsi con la vita di tutti i giorni. Cioè erano logiche dentro la persona, ma diventavano illogiche e assurde non appena dovevano confrontarsi con la vita di tutti i giorni. Per cui la prima prova, abbiamo già parlato l'altra volta, lo dice la Bibbia. Adesso arrivati amici, lo dice la Bibbia, oppure penso Dio, dunque Dio esiste, oppure l'idea di perfezione che non può venire da un essere imperfetto deve necessariamente venire da Dio. Cioè, ci rendiamo conto che stupidaggini sono queste? Penso Dio, dunque esiste, penso Babbo Natale, dunque Babbo Natale esiste. Cioè, è veramente di un'illogicità folle, folle. Però facevano parte della soggettività, cioè la distruzione del soggetto di Anselmo in sto caso era arrivata a un punto tale in cui lui effettivamente voleva credere nell'esistenza di Dio, però non avendo nulla per suffragare l'esistenza di Dio, si è inventato che lui, pensando Dio, Dio doveva necessariamente esistere in quanto lui riusciva a pensarlo. Cioè, è naturalmente questo funziona all'interno di Anselmo, cioè nella sua struttura emozionale in Anselmo questo discorso funziona, ma quando questo viene trasportato in maniera oggettiva, viene trasportato a un altro, perché l'altro lo accetti è necessario alzare il rogo. E questa è la distruzione umana, è il trasporto della soggettività rispetto ad altre persone, è l'oggettivazione della soggettività. Oppure ancora l'idea di perfezione che non può venire da un essere imperfetto, ma deve necessariamente venire da Dio. Ma com'è possibile questo? È proprio il riconoscimento della mia imperfezione che mi fa concepire la possibilità che ci sia qualcuno più bravo di me che fa le cose in maniera perfetta. È esattamente il contrario. Cioè la mia imperfezione, cioè il mio sforzo di perfezionarmi che mi porta a costruire l'idea della perfezione. E questa era di Cartesio, no? Di un filosofo da quattro soldi. Oppure l'idea di necessario fondamento attraverso la constatazione di idee e verità eterne e necessarie. E questo è Agostino. Cioè, come si fa a dire che esistono delle verità eterne e necessarie? Cioè, è solo la soggettività che determinano questo essere, non l'oggettività in se stesso. Francesco, prova a vedere cosa vogliono questi signori qua. Non l'oggettività in se stesso, ma è la soggettività che porta a pensare l'esistenza di idee e verità eterne. E questo era Agostino. Agostino dice, siccome esiste delle necessità eterne e delle verità eterne, allora necessariamente esiste qualcosa che è a fondamento di tutto questo. Ma a fondamento di tutto questo abbiamo una sola cosa, ed è la soggettività umana, è il condizionamento educazionale, è la cultura. Questo è il fondamento di quello che è la verità e le idee che noi abbiamo. Non una fonte universale che qualcuno può chiamare Dio. Questa non esiste. E ancora, prove cosmologiche legate ai sensi. Si muove dunque qualcuno, cioè Dio lo fa muovere. Cioè, siccome i pianeti si muovono, il Sole si muove, il sistema stellare si muove, qualcuno certo lo fa muovere. Cioè, non esiste la possibilità che esista una forza interna, no.
qualche forza esterna lo fa muovere, dunque c'è sicuramente Dio, cioè c'è uno bravo che fa muovere le cose. Ma è una follia. Cioè, la follia non è tanto quella che viene detta da Aristotele, la follia è il tentativo di generalizzare, di allargare questo modo di essere, questo modo di rappresentare. Oppure ancora la prova in base al principio di causa efficiente, dove le cause incausate sono prodotte da Dio. Cioè, rendiamoci conto questo, le cause incausate sono prodotte da Dio. Ma se la causa è incausata, non è che la causa sia incausata, non è che il fenomeno non abbia una causa alla sua base, è la mia capacità di trovare la causa che è deficiente. Cioè sono io che devo modificarmi per cercare la causa delle cose, la loro espressione. Non è che non esiste una causa alla base dei fenomeni o alla base delle cose. E sono io che devo migliorarmi, che devo arrivare alla perfezione per giungere a questo. E anche questo viene negato e viene fatto sparire. Allora un'altra prova che era presa ancora, prova in base alla contingenza del mondo, che deve dipendere da un essere non contingente ma necessario. Cioè siccome il mondo è attuale, è contingente e si muove adesso, certamente c'è qualcosa che è alla base del mondo, è una cosa assoluta alla base del mondo. Ma questo lo dico io, perché io sono una persona provvisoria e siccome io sono una persona provvisoria penso che ci sia qualcuno che non è provvisorio, ma è ancora una volta non è altro che espansione di me stesso, cioè il tentativo di estendere me stesso, di allargare me stesso. O ancora, prova sui diversi gradi di perfezione presuppongono la perfezione assoluta, l'atto puro. È vero questo. Se io mi perfeziono in continuo arriverò da qui a, non so, faccio una cifra a caso, 100 miliardi di anni, anni misurati in tempo terrestre, a un grado diverso di perfezione. Ma io, non l'esistenza di qualcosa che è già perfetto e che mi sta a priori al mio discorso. O ancora prove finalistica, convergendo cause complesse la formazione di un organismo, cioè per la formazione di un, siccome per la formazione di un organismo convergono cause complesse, questo può essere fatto da Dio. Non è vero. Noi sappiamo che questo è fatto per sedimentazione, che va da una causa semplice a una causa complessa, che va da una coscienza semplice a una coscienza complessa, che va da una causa unica che è l'energia vitale che fluttua immota ha una causa che è la coscienza universale alla fine dei mutamenti. Dunque non è che Dio abbia creato un essere umano o una coscienza complessa facendo convergere tante cause e tante cose, ma quelle cause e quelle cose sono venute sedimentandosi fin dagli albori del tempo e si sono modificate attimo dopo attimo, per cui non un atto di creazione ma un atto di costruzione continua. Oppure ancora, la prova teologica, dal momento che l'universo è in armonia c'è una causa che mantiene l'armonia. E questa causa fu rigettata dagli stessi filosofi cristiani in quanto non sono in grado di comprendere l'armonia dell'universo in relazione all'allevamento del bestiame umano. L'armonia dell'universo è una cosa che è in se stessa. I cristiani volevano comprendere l'armonia dell'universo, però non riescono a comprendere l'armonia dell'universo perché non riescono a comprendere che l'universo si sta sedimentando, si sta costruendo. Allora devono comprendere il loro Dio, siccome loro non comprendono il loro Dio che è inesistente, non comprendono nemmeno come fa l'universo a essere in armonia. Per cui è una causa, Dio che mantiene l'armonia dell'universo, hanno detto meglio che lasciamo stare, forse è un po' fuori di prova. Un'altra prova era la prova morale. La morale umana implica Dio. No, col cavolo. Purtroppo l'essere umano ha messo al centro del suo fare, della sua morale, Dio. E purtroppo è stata la sua sconfitta. E loro questo non gli sfiora. Dal momento che l'esperienza dimostra più un processo di adattamento dell'esistente, ogni prova dell'esistente, dell'esistenza dell'essere assolutamente necessario perde la sua validità subito dopo l'enunciazione da parte del filosofo. Il filosofo cristiano elabora il pensiero relativo al proprio divenuto, al proprio condizionamento educazionale, ignorando che il pensiero si forma nella misura in cui il pensatore si espande nel circostante, non nella misura
in cui chiude il pensiero su se stesso. In stregoneria è il soggetto praticante che attraverso le relazioni si espande nel circostante. L'articolazione del suo pensiero altro non è che un riflesso della sua progressiva espansione. In stregoneria domina il concetto di verità progressiva. L'espansione del soggetto nel circostante attraverso lo sviluppo progressivo della sua libertà raggiunge stadi diversi di verità, mai in contraddizione. Per cui non solo non esiste nessuna prova dell'esistenza del Dio creatore, ma tutte le prove che sono state organizzate, che sono state costruite dal cristianesimo, dai filosofi cristiani, dai pensatori cristiani negli ultimi secoli, sono state delle grandi bubole, delle truffe, degli inganni, delle porcherie. Porcherie che hanno lo stesso valore all'interno della filosofia che hanno i campi di sterminio nazisti nella sociologia. È la stessa e identica cosa, è la stessa e identica forza che li muove. Se ciò che muove l'uno nella filosofia è ciò che muove l'altro nella sociologia. E a questo proposito, siccome c'è sempre stato uno scontro non indifferente fra il filosofo e lo stregone, perché questo? Perché se voi vi ricordate un attimino da Aristotele, Aristotele parlava di dialettica e anche ora, anche oggi, alcuni usano il termine dialettica come modo di parlare, modo di raffrontare le cose. Dopo di Aristotele è arrivato, qualche migliaio di anni dopo, è arrivato un certo Hegel. Veramente prima di Hegel era arrivato Proclo, ma lasciamo perdere questo passaggio. È arrivato un Hegel che ha detto no, la dialettica non è solo articolazione del parlato, è anche articolazione delle idee, interazione delle idee. Dopo di Hegel è arrivato Marx, che ha detto no, attenzione, la dialettica non è altro che articolazione delle azioni, è il modo dell'essere umano di affrontare la vita, e attraverso il modo che ha l'essere umano di affrontare la vita, così l'essere umano articola le proprie idee. Cioè la dialettica non è altro che l'interazione fra le azioni, non l'interazione fra il pensiero. E allora il pensiero, secondo Marx, non è altro che il riflesso delle idee. E questo non aveva sbagliato. Dal punto di vista della stregoneria, le idee non sono altro che un riflesso di come noi ci costruiamo, di come noi diveniamo. E allora leggiamo fra le conclusioni della teoria della filosofia aperta, quel libro che io non vendo, non distribuisco, la soggettività. Dalla teoria della filosofia aperta, il filosofo non è un individuo creato improvvisamente perfettamente formato. Il filosofo è un divenuto all'interno di una precisa oggettività. Il filosofo non è stato educato dalla scuola pubblica o dall'università che ha frequentato, ma dall'insieme della vita. L'educazione del filosofo non è avvenuta attraverso la cultura dalla quale ha attinto, ma dalle relazioni che ha avuto col mondo fin dal primo istante della propria uscita dalla vagina di sua madre. Gli occhi del filosofo, attraverso i quali egli guarda il mondo, non si sono formati per creazione, ma per adattamento. Adattamento dopo adattamento nella sequenza delle generazioni che dall'essere che si formò nel brodo primordiale, dette vita al filosofo stesso. Il modo di sentire e percepire il mondo, le cose su cui poggiare l'attenzione, non sono un prodigio della creazione, ma una trasformazione sia nel corso dell'evoluzione, sia nel corso della formazione dell'essere nel grembo materno. Inoltre, dal momento della nascita, il filosofo ha affrontato un lungo tratto della propria esistenza nel quale si è relazionato col mondo, e quelle relazioni sono parte integrante della sua esperienza, del suo divenuto, di quanto egli trasmetterà attraverso i suoi geni alle future generazioni. Dopo tutto questo, il filosofo impara a strutturare e a dare vita al proprio pensiero. Dopo tutto questo, il filosofo impara a guardare il mondo fuori e dentro di sé. Egli versa, attraverso la sua filosofia, il proprio contributo al pensiero umano. Il suo contributo è la ribellione fra il pensiero imposto attraverso le relazioni col mondo e la sua capacità di spostare l'attenzione del mondo su quanto egli afferra.
Il filosofo centra la differenza fra sé e il pensiero impostogli. L'energia con cui sottolinea la differenza è quella che il pensiero imposto gli ha consentito di conservare. Dopo tutto questo, il filosofo impara a guardare il mondo fuori e dentro di sé. Egli versa attraverso la sua filosofia il proprio contributo all'assoggettamento umano. Il suo contributo è la ribellione fra la paura della libertà che vede incombente costringendolo a prendere nelle proprie mani il proprio divenire e la necessità che egli avverte prepotente di rafforzare un comando sociale che gli consente l'esistenza senza costringerlo a fondare un proprio divenire. Le due figure si sono sempre scontrate nella storia. Se il filosofo della libertà veniva messo sul rogo, esiliato e perseguitato, ciò avveniva perché qualche altro filosofo, per paura o per piacere, forniva ai persecutori strumenti ideali tali da giustificare la persecuzione stessa, presentandola come doverosa, giusta o legale. Il filosofo è un divenuto e quando dispiega il proprio pensiero segue degli interessi precisi. Questi sono interessi di libertà o di assoggettamento. Come divenuto, il filosofo si è trasformato, ha plasmato i propri occhi, i propri sensi, la propria volontà nei confronti del mondo e non potendolo abbracciare tutto insieme ha scelto le proprie predilezioni. Quanto il filosofo scrive è quanto il filosofo predilige nel momento esatto in cui lo sta scrivendo. E non la cosa nel suo insieme, ma quell'aspetto specifico della cosa nel momento e nella situazione in cui è ferra la cosa stessa. Se il filosofo è stato messo in ginocchio, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive per sfida, se il filosofo, scusate un attimo solo, perdonatemi. Se il filosofo è stato messo in ginocchio, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive, scusate un attimo, sì. Se il filosofo è stato messo, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive per sfida, esalterà e considererà normale e ovvio per l'esistenza vivere per sfida. Se il filosofo sarà inchiodato nel pensato della ragione, farà della logica il modus vivendi della propria filosofia. Se il filosofo usa vivere stadi di percezione alterata, farà di quegli stadi di percezione alterata elementi centrali della propria filosofia. Tommaso d'Aquino ebbe una visione del paradiso cristiano e passò l'intera esistenza a filosofeggiare, fantasticando su Dio e il creato. Io ho preso a calci l'escremento che si spacciava per Dio creatore e in centro la mia filosofia su prendere a calci chi millanta il scendere dalle nuvole in potenza alla destra del Padre. In filosofia la centralità dei concetti filosofici è sempre nel filosofo, nel suo divenuto e nel suo modo di affrontare la vita. È come la differenza che esiste fra un'operazione di magia e un'operazione di stregoneria. La prima avviene come effetto del momento, la seconda per avvenire deve plasmare l'individuo, trasformarlo in stregone in funzione dell'obiettivo che si è prefissato. Dopodiché lo stregone deve trovare il punto di incontro fra i suoi scopi e gli scopi di tutte le volontà che lo circondano. Allora comincia ad operare. A mano che lo stregone avanza nel suo operare, le volontà del circostante gli si affiancano, perché la libertà che porta il cammino dello stregone è parte della libertà delle volontà degli esseri nel circostante. Bene, io qui ho finito di presentare il problema. Non rispondo ancora al telefono, il telefono sta squillando, ma io non rispondo. Lascio a Francesco 5 minuti di presentazione e dopodiché riprendo con un discorso su Traiano. Solo dopo il discorso su Traiano prenderò le telefonate. Abbiate pazienza, ancora un quarto d'ora. Sì, ecco, allora ci salutiamo i nostri ascoltatori dopo parecchio tempo. Abbiamo ancora alcune cose in sospeso, tipo il panel del Giubileo, che qui sto recuperando delle informazioni, e volevo appunto accennare ad alcune cose che sono abbastanza importanti. E noi stiamo assistendo purtroppo a un'attività di sopraffazione di tipo clericale molto forte, e questo qui certo non è dovuto
ha un'influenza puramente secondaria delle cose, ma è un'intenzione di dominio da parte di chi detiene il potere, di chi si definisce un Dio unico. Nell'altra trasmissione avevo sentito un ascoltatore che parlava e diceva che il comportamento fatto dalla Chiesa è diverso dal messaggio cristiano. Questo non è vero, perché la Chiesa, come l'abbiamo detto tante volte, esegue alla lettera, e non è però all'altezza criminale, di portare avanti il discorso proprio cristiano. Perciò non c'è una separazione, non c'è un errore, non c'è un principio cristiano che è buono e la Chiesa lo applica male o lo fa. Se no, la Chiesa va da sempre ad applicare questo. D'altronde possiamo dire che questa mancanza di coprire, di capire la realtà e di coprirla in questa maniera è tipica del cristianesimo, cioè che tende proprio a falsare e a malare la visione della vita. E questo proprio porta a una deformazione dell'esistenza. Difatti, molti giustamente considerano il monoteismo una forma di malattia, una malattia a livello psichiatrico. E questa qui appunto viene anche volutamente aumentata, perché creando un'instabilità nelle persone si può più facilmente dominarla. Non molto tempo fa c'è stato un convegno a Gerusalemme e dice: sindrome di Gerusalemme, rischio epidemia per il millennio. Gli allarmi degli psichiatri: potrebbero essere migliaia di pellegrini turisti colpiti da crisi mistiche anche violente. Questo cosa significa? Che la religione di tipo monoteista non porta alla persona una stabilità, una sicurezza, una possibilità di realizzarsi. Porta soltanto una continua tensione verso un qualcosa che non esiste o un qualcosa che è negativo. E alla fine cosa succede? Si arriva al punto che si creano delle forme proprio psichiatriche. La sindrome di Gerusalemme è un tipo di malattia psichiatrica che porta le persone a immedesimarsi, a pensare di essere Mosè, San Pietro, Gesù e così via. E questo qui porta, essendosi figli di Dio, porta alla determinazione di essere anche violenti. Difatti, c'era questa notizia che parlava di questo rischio psichiatrico di sindrome di Gerusalemme, rischio di epidemia per il millennio, e poco dopo cosa succede? Succede che in Israele è sgominata una sete apocalittica. La polizia israeliana ha arrestato 14 adepti di una sete apocalittica russa che si chiama Cristiani Impegnati. Secondo i servizi segreti, progettavano atti estremisti a Gerusalemme per la fine del 99, convinti che così avrebbero accelerato il secondo avvento. Esatto, stavano facendo attentati terroristici, ma è normale nel cristianesimo questo. Infatti mi ricorda Beppe Bisetto, Francesco, ti ricordi che lui aveva paura che qualcuno si spogliasse nudo in occasione del Giubileo? Esatto. Piazza. Questi qua invece i cristiani non si spogliano nudi, che sarebbe abbastanza innocuo, no, magari un po' sceno, ma innocuo, loro fanno attentati. Per cui... Sì, no, ma difatti questo è anche significativo. Basta pensare che, ad esempio, visto che Claudio mi dà la palla per il discorso sul discorso del sesso, sappiamo benissimo la fobia sessuale che hanno tutti i monoteisti, a cominciare dagli ebrei, musulmani e cristiani. Benissimo, è uscito appunto un testo, purtroppo solo in lingua tedesca, in cui dice: fa luce rossa su Roma antica. E questa studiosa ha dimostrato che nell'antica Roma non esistevano problemi di tipo sessuale come esistono nelle regioni cristiane. Ma perché il discorso sessuale è così importante e ha così valore? Non certo per un discorso secondario. Una ricerca una recente scoperta scientifica, fatta solo in setti, però possiamo sempre trasporla, dice: fa la maggiore complessità degli organi sessuali assicura il successo evolutivo tra gli insetti. Cioè, il fatto stesso che una parte fondamentale anche dell'apparato genitale, di organi sessuali, sia sviluppato e sia complesso, permette, in questo caso agli insetti, di migliorare la loro evoluzione, il loro modificamento e la loro sopravvivenza. E questo qua, chiaramente, siccome sappiamo che cose sono collegate, noi apparteniamo al regno animale, questo dimostra chiaramente che, volendo ridurre l'attività sessuale come fanno tutti i monoteisti a puro scopo procreativo, vogliono in verità limitare l'esistenza, la possibilità delle persone di modificare anche loro stessi, perché sappiamo benissimo quanto è importanza sulla sicurezza delle persone il fatto che ci sia una libertà di tipo sessuale, cosa che nell'antica Roma o in tutte le civiltà pagane o in tutte le culture pagane non è mai esistito nessun tipo di repressione di tipo sessuale. Posso attaccarmi a Roma antica, Francesco? Sì. O vuoi finire il discorso? Non la va pure avanti, cioè, tanto. No, io volevo
portare avanti un articolo che c'è sul Gazzettino dell'8 gennaio 1999. Traiano, inventore, fra virgolette, dello Stato sociale. Traiano è circa del 100 d.C., no? Circa, no? Fra l'80, adesso non mi ricordo esattamente la data, ma no, non è importante. Ognuno, fra, sì, beh, fra il 96 e il 117, beh, insomma, vedetelo voi le date. Bene, Pompei, sapete che è una città che si è fermata, no? È come una Sì. fotografia che si è fermata. Bene, vediamo un attimo com'era la medicina, il servizio medico a Roma antica. Cioè, penso sia abbastanza importante, Sì. anche indicativo di un sistema Sì, sociale, del tipo diciamo così, di no? come anche una religione può influenzare la Allora, cultura e lo Stato. a Roma c'era, ai tempi di Traiano, un medico almeno ogni 500 abitanti, ma non solo a Roma, in tutto l'impero romano. Assistenza sanitaria garantita, medici presenti capillarmente sul territorio, ospedali nelle aree più a rischio bellico, per un pronto intervento sia ai soldati feriti sia alla popolazione civile colpita. Carriera medica aperta anche alle donne. Oh, siamo prima dell'arrivo del cristianesimo, cioè le donne potevano fare carriera medica. Forse no, non conoscete l'implicazione della cosa. Sì, ma infatti. Basta pensare a un particolare contemporaneo che in Arabia Saudita è stata frustata una dottoressa perché aveva salvato la vita a una persona, ma l'aveva salvato questa persona trasportandola, lei e il malato, nell'automobile. Siccome sono state chiusi assieme, in un locale chiuso assieme, era violazione della legge coranica, lei si è salvato l'uomo, ma si è preso le frustate perché ha violato la legge coranica in quanto erano stati assieme. Beh, è Cioè, allucinante, ma sì, no. è monoteismo. Andiamo avanti ancora. Allora, carriera medica aperta alle donne. Facilità a trovare medici specialisti nelle grandi città. Controllo pubblico della diffusione e del commercio dei farmaci, per cui cercavano di non far girare veleni. Bene, questo, è il sommario di com'era organizzata la medicina a Roma. Ma c'è di più, la cosa più incredibile dal lato scientifico, cioè è l'apparato medico. Attenzione, aprite bene le orecchie, non, tutto quello che io vi leggerò non ci sarà più in Occidente fino al XX secolo. Non c'era l'anestetico, chiaramente, perché lo hanno inventato dopo, non c'era, però attenzione. Ed ecco riemergere dalle sepolture, e molti sono in mostra ad Ancona, scalpelli e ganci per calcoli vescicali, lancette e flebotomi, pinzette da dentista, tenaglie per ossa, pinze per tonsille, elevatori, seghe, lime, scalpelli per ossa, trapani, speculi anali, speculi vaginali, cauteri, aghi da cataratta, sonde a spatola e a cucchiaio, spicilli auricolari, cateteri, clisteri, ventose, cassette dei medicinali. Per nessun periodo storico dell'antichità, spiega il professor Ernest Kunzel del Römische Germanischen Zell, e questo ve lo leggete voi, a partire dalle culture mesopotamiche, dall'Egitto e dalla Cina, passando per gli antichi regni del vicino Oriente e dell'area metropolitana, per arrivare fino all'Europa centrale islamica e cristiana, abbiamo una conoscenza tanto approfondita degli strumenti medici come per l'età imperiale romana. Proprio dallo studio delle sepolture delle abitazioni di Pompei si può stabilire che in centro c'era un medico ogni 250 abitanti in centro, media che si alzava a un medico ogni 500 abitanti, considerando gli abitanti delle campagne circostanti. Nonostante l'approssimazione dei criteri statistici utilizzati, continua Kunzel, si può dire che una tale densità di medici nell'Europa centrale fu raggiunta solo nel XX secolo. Cioè, i cristiani hanno saccheggiato la medicina per 2000 anni. Sì, Ci basta rendiamo conto? pensare che bussavano le streghe solo perché erano capaci di Infatti, far crescere le persone, cioè farle esatto. nascere. La maggior parte erano medici generici, ricorda Kunzel. Mentre i principali campi di specializzazione, oltre alla medicina generale e alla chirurgia, erano l'odontoiatria, la ginecologia e la medicina oculistica.
Gli specialisti allora come oggi esercitavano prevalentemente nelle grandi città piuttosto che nei centri minori. Le sepolture dei dentisti si riconoscono dalle pinze in ferro, i ginecologi dagli specula, gli oculisti dagli aghi da catarata e dai timbri per gli unguenti oculari, piccoli timbri in pietra sui quali erano incise le ricette che venivano riportate sui colliri. Piccoli pani di medicinali in forma semisolida da diluire. Cioè, questa roba qua noi l'abbiamo solo nel XX secolo. Noi abbiamo dopo una guerra di Paracelso, dopo una guerra di medici, dopo che gli anatomisti sono andati a rubare i cadaveri. Cioè, c'è stata una vera e propria guerra per ricostruire quello che è stato perduto. Chiaramente non era il massimo, cioè siamo d'accordo, cioè c'erano tutti i limiti che vogliamo, come anche oggi ci sono i limiti, nel senso che i vaccini fanno bene a tutti, fanno bene una certa percentuale, poi qualcuno li ammazza, indubbiamente. Però noi abbiamo avuto la distruzione di un sistema sociale per arrivare alla miseria. Ricordate, un ginecologo a Roma, cioè a Roma c'erano i ginecologi, pensa per un cristiano cosa vuol dire una cosa del genere. Beh, basta pensare che ci sono casi di islamici che uccidono le figlie o che uccidono le mogli solo perché vanno dal ginecologo. Fatti che sono successi non decine di anni fa, ma anche pochi anni fa. Successi anche nel Veneto, appunto, che c'erano sorelle che volevano andare dal ginecologo e ha ritenuto bene che non fosse disonorata e è stata uccisa. Ma questo l'ha fatto non perché era forse pazzo, ma solo perché aveva una visione monoteista, che la sua religione gli diceva questo. Per cui quando io vi parlo di Roma antica, io non vi sto esaltando una società o esaltando un paganesimo o esaltando un insieme di cose, ma sto marcando dei processi storici, dei processi di sviluppo che sono stati distrutti dal cristianesimo per dei fini, cioè la sottomissione umana. Perché anche noi vogliamo cambiare molte cose, costruire molte cose, ma noi non vogliamo assolutamente peggiorare le condizioni che esistono adesso. Vogliamo migliorare, vogliamo ampliare, non distruggere o saccheggiare. Altrimenti farei il rivoluzionario. Ma invece io non faccio il rivoluzionario, faccio l'apprendista stregone, per cui non voglio assolutamente distruggere quello che esiste adesso, ma voglio migliorare, voglio aprire la mente. Sì, ma poi il comportamento è ben diverso, perché ad esempio un monoteista, che sia un islamico, ebraico o cristiano o cattolico, è sempre prevenuto e ha sempre il pregiudizio. E invece chi un pagano si è sempre posto di fronte ad ogni scoperta nel trarne l'utilità e il beneficio che poteva averne. Non ha mai trovato una divinità che vietasse una scoperta medica, scientifica o culturale o tecnologica. Cioè, perché era libero. E la divinità gli insegnava la conoscenza, la necessità che la persona fosse capace di percorrere delle vie di conoscenza, anche materiali. E ogni cosa che la persona scopriva nel suo percorso di conoscenza materiale, al Dio andava benissimo. Ma la sua divinità ha detto, hai scoperto questo, non puoi utilizzarla. Assolutamente. Noi abbiamo citato più volte l'esempio di Prometeo. Prometeo regala all'uomo il fuoco, benissimo. Ma la divinità, quando vede che l'uomo ha il fuoco e lo utilizza, non mica più glielo toglie, mica più crea dei problemi, mica più lo va a condannare, mica più gli fa chissà quale remora, mica gli va a dare 10 comandamenti, mica gli va a dare una punizione. No, disse, l'uomo ha imparato a utilizzare la tecnologia del fuoco, benissimo, si è dimostrato in grado di utilizzarla, lo continua a utilizzare e non c'è nessun problema. Nel cristianesimo questo non avviene assolutamente, in tutto il monoteismo, perché c'è sempre quel problema che qualsiasi conoscenza, anche tecnica, può essere pericolosa per la divinità, perché dimostra chiaramente che la conoscenza non appartiene al fuori del mondo, ma appartiene alla capacità dell'uomo, dei popoli, delle civiltà, di trovare le cose. E logicamente il monoteismo ha in tutto l'interesse nel tenere nell'ignoranza delle cose. E adesso, se qualcuno vuole telefonare, prendo le telefonate, però abbiate pazienza, perché i telefoni qui sono nuovi e spero di non fare stupidaggini nel mettere in onda. Per cui apriamo pure le telefonate e andiamo avanti. Francesco, sì, ecco, qualche argomento? Io ho un argomento che sicuramente farà arrabbiare Claudio. Dimmi. Tutti quanti conoscono quel carnevale dell'apparizione apparizione mariana di Civitavecchia, in cui ecco. Sì. E come tutti sanno che il Monsignor Girolamo Grillo, vescovo di Civitavecchia, prima dubitoso della cosa e poi si è ricreduto, cioè nel senso ha detto no, mi sono sbagliato, effettivamente la Madonna ha pianto, e invece noi sappiamo benissimo che
si tratta di un falso, anche perché di recente una notizia del genere è trapelata sui giornali che è possibile tramite della tecnologia fare piangere qualsiasi stato. Benissimo, ma questo non ci interessa che è secondario. Ecco qua, piange la Madonna, trucco illusionista. Ha fatto piangere una statuetta della Madonna senza spiegare il trucco usato nella performance. È accaduto nella conferenza stampa di telefono antiplagio e di telefono arcobaleno. Il suo autore, l'illusionista Alfredo Barrago, si è detto pronto a ripetersi con qualsiasi statua. E questo è il Corriere della Sera del 31 dicembre. Benissimo, questo qua è secondario perché noi sapevamo benissimo che era un falso. La cosa più interessante è che il Monsignor Grillo ha dichiarato testualmente fa: lei non sa che il sottoscritto forse è uno dei pochi vescovi italiani che invoca da tempo la revisione anche di alcuni articoli della prima parte della Costituzione che ormai, a mio avviso, hanno fatto il loro tempo. Questo ha dichiarato Monsignor Grillo, testuale. E quella me la dai, quel quello sequestrato. Ecco, se, rendetevi conto di come si fanno forza di un turco da baraccone, perché logicamente come un signore del genere che testimonia l'apparizione mariana, il suo potere aumenta. Si arriva al punto che i cattolici in Italia si arrogano il diritto di dire noi modifichiamo i principi fondamentali della Costituzione perché non ci piacciono più, perché non ci permettono di fare quello che vogliamo. Anzi, ma non li modifichiamo perché vogliamo il potere, non lo diciamo no, perché hanno fatto il loro tempo. Ecco, cioè questo qua è un'affermazione che nessuno ha contestato. Cioè si preferisce raccogliere le firme contro il 4 per dire diamo dall'8 per mille, diamo al 4 per mille o al 5 per mille, e di fronte alla simile affermazione neanche gli anticlericali, i più sfegatati o i più feroci, hanno avuto da ridire. Cioè io un'affermazione del genere, quando l'ho letta, cioè sono rimasto esterrefatto. Vedete, cioè, come? Questo qui, un vescovo... Non è neanche furbo. Cioè, dice chiaramente i principi fondamentali a me non piacciono perché hanno fatto il loro tempo. Ma ha fatto il loro tempo chi? Per lui? Perché dice mi impediscono di fare quello che voglio, di conseguenza li cambio. E nessuno in Italia, a parte noi in questa trasmissione, che vada a indignarsi, va a commentare, gli permettono di fare questo. Ma lui lo dice tranquillamente, con la massima tranquillità, con la massima trasparenza, cioè sì, io sono uno dei pochi vescovi, si lamenta che gli altri vescovi non hanno il coraggio o la faccia tosta di dichiararsi pubblicamente che vogliono modificare la costruzione dei principi fondamentali. Io qui non ce l'ho il ritaglio, deve essere stato dell'altro giorno, quello della Margherita Hack, che diceva che era un trucco quello del sangue di San Gennaro, Gennaro. No, ma che sia un trucco è notorio, cioè ormai si sa perfettamente. E si sa perfettamente che il reato sarebbe circonvenzione di incapace. Anche se poveracci, da circonvenzione di incapace a 50.000 napoletani mi sembra un po' eccessivo. Però in effetti c'è stata una reazione durissima. Tu pensi che addirittura il TG3, il giornale del terzo, ha detto, io l'ho visto, posso sbagliarmi fra il primo e il terzo, ma l'ho visto che una volta che faceva dichiarazioni del genere finiva sui Rocchi, commentando il fatto che la HAC aveva fatto una dichiarazione del genere. Ma la cosa grave per il Vaticano è che lo dice la HAC, che viene fatta passare come uno dei più grossi scienziati, diciamo così, fra virgolette, astronomi italiani. Però come dice oggi la Rita Levi di Montalcini, non sopravvalutiamo troppo gli scienziati o i premi Nobel, perché io mi ricordo benissimo di un episodio di giornalisti professionali, di giornali importanti, che andavano a chiedere le notizie della sociologia a Maradona, cosa ne pensava di Napoli. Sì, no, questo è un classico. Ciao. Delle Loredana. Cose. Ciao Loredana. Come state?